Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale di Tenorshare. In questo video vedremo come condividere la nostra posizione WhatsApp sia live in tempo reale sia fake. Quindi andremo a modificare la posizione del nostro GPS su iPhone con un apposito strumento. Andiamo a vedere intanto come condividere la posizione attraverso la chat di WhatsApp. Premiamo sul pulsante più e selezioniamo posizione. Quindi, una volta fatto ciò, scegliamo di inviare la posizione rispetto a dove ci troviamo, o la posizione precisa, cliccando invia la posizione attuale, oppure la posizione in tempo reale, ovvero scegliere di condividere la posizione in tempo reale per un tot di tempo. Man mano che noi ci sposteremo, verrà modificata la posizione all'interno della nostra chat. Per prima cosa dobbiamo scaricare un programma che si chiama iAnyGo, che serve proprio per modificare la posizione di GPS. Quindi possiamo collegare il nostro iPhone al PC o al Mac. A questo punto spostiamoci sul computer o sul Mac e cominciamo a vedere le funzionalità del programma. Scegliamo la prima voce del programma, che è quella cambia posizione, e facciamo clic su Entra. Quindi scegliamo il telefono, facciamo clic su Avanti. Come possiamo vedere, qui ci troviamo a Parigi. Possiamo andare a modificare la nostra posizione facendo clic in un determinato punto, oppure andare nel menu e ricercare una posizione geografica specifica, per esempio Roma. Poi clicchiamo su Comincio a modificare e vedremo che anche all'interno della nostra mappa verremo riportati proprio a Roma. Un'altra cosa molto interessante che possiamo fare con questo programma è utilizzare la seconda funzione, ovvero il movimento a singolo punto. Quindi selezioniamo la seconda funzione, clicchiamo su Entra, facciamo clic su Avanti. Possiamo andare a regolare sia la velocità con cui noi ci sposteremo da un punto all'altro, come possiamo vedere c'è uno slider che serve proprio a questo, e poi, cliccando in un determinato punto di arrivo, potremmo selezionare la destinazione, facendo clic su Inizia a muoverti. A questo punto la nostra posizione si comincerà a muovere in base al tragitto che abbiamo tracciato. Ma non è finita qui, perché abbiamo ancora un'altra funzionalità, cioè il movimento multipunto. Facciamo clic sulla terza opzione, selezioniamo Entra, facciamo clic su Avanti. Qui possiamo selezionare più punti che vogliamo utilizzare per il nostro itinerario. Quindi selezioniamo la velocità con il quale muoverci, con la quale muoverci, e selezioniamo Inizia a muoverti. A questo punto vedremo che il nostro GPS si starà muovendo attraverso la mappa e noi potremo anche inviare la nostra posizione e anche la posizione in tempo reale, che si sposterà man mano che il programma farà muovere il nostro GPS.